Uomini e donne, Tina e Giorgio paparazzati in atteggiamenti intimi. I due protagonisti del Trono Over ancora al centro dei pettegolezzi, ma ora una foto li ha stanati. Si susseguono le dispute tra Cancelletto Tina Cipollari e Gemma Galgani, protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, il noto programma condotto da Maria De Filippi. Al centro del contenzioso, oltre ad una manifesta antipatia tra le due, che vogliono entrambe primeggiare all'interno del programma, che è anche il bel cavaliere che ha già sedotto e abbandonato la Galgani, ovvero Cancelletto Giorgio Manetti. Tina e Giorgio paparazzati insieme a Firenze. Stando alle ultime indiscrezioni, tra Tina e Giorgio ci sarebbe infatti una relazione clandestina tenuta nascosta anche allo staff di Uomini e Donne. A mettere in giro tale voce, la stessa Gemma Galgani che ha accusato la rivale di volerle rubare l'uomo. Gemma ha più volte ribadito di essere ancora innamorata del bel cavaliere brizzolato, ma quest'ultimo non ne vuole proprio sapere di tornare con la dama e anzi l'ha accusata di sfruttare la loro storia per fini di visibilità. A confermare le voci della relazione clandestina, però, ci sarebbe uno scoop del settimanale di Po, Video, che avrebbe beccato Tina, ricordiamo reduce da una recente separazione dal marito Chicco, e Giorgio insieme a Firenze. I due sarebbero stati seguiti a loro insaputa e paparazzati poi durante una cena romantica a lume di candela. Insomma, stando al settimanale, tra i due ci sarebbe un vero e proprio flirt tenuto nascosto per permettere al cavaliere di continuare a restare nel programma di Maria che, ovviamente, gli sta portando molto successo. La confessione della migliore amica del cavaliere. Ad aizzare i pettegolezzi ci sarebbe anche la migliore amica di Giorgio, Anna Tedesco. Uno dei corteggiatori del Trono Over. Infatti, Angelo ha confessato in studio che Anna gli ha rivelato di credere alle indiscrezioni sulla chiacchierata liaison tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, soprattutto dopo aver saputo che la bionda opinionista ha acquistato, o è in procinto di farlo, un appartamento a Firenze, città di appartenenza di Giorgio. La donna è stata bacchettata dall'altro opinionista del programma di Maria, ovvero il ballerino Gianni Sperti. Video, che avrebbe imputato questa gelosia nei confronti di Tina ad un amore segreto di Anna nei confronti dell'amico Giorgio. I due, comunque, smentiscono ogni cosa, anzi pare che Tina abbia addirittura accettato di essere la prima a salire sul trono degli attempati anche se accanto a lei, sulla ambita poltrona rossa potrebbe esserci proprio l'odiata rivale Gemma.